Siamo allo sbocco di una delle numerose contrade che appunto si affacciano sulla statale 90 delle Puglie, la strada che vedete qui alla mia sinistra. Uno sbocco obbligato perché l'ANAS ha rifatto la segnaletica stradale, quindi le strisce stradali, ed ha disegnato una linea continua, cosa che non permette agli automobilisti di imboccare la strada in senso inverso se non a scendere. Queste manovre non si possono più compiere. Si tratta di infrazioni al codice della strada. Dalle contrade Serra, Santa Barbara, Manna, di Ariano si potrebbe uscire soltanto in un'unica direzione, andare a svoltare al primo incrocio utile. Ad accorgersi della nuova segnaletica gli stessi automobilisti, laddove fino a qualche giorno fa vi erano le strisce tratteggiate in coincidenza con i vari svincoli, oggi è ben evidente la linea continua. L'ANAS, che ha competenza sulla strada, ha infatti pensato di ridurre il rischio di incidenti provocati dalle emissioni dalle contrade periferiche adottando questo espediente. Peccato però che le popolose contrade si stiano ribellando. La linea continua costringe ad un vero e proprio giro dell'oca per imboccare il senso opposto. Inutile dire che nessuno, come si evince dalle immagini, rispetta il nuovo dispositivo. Il tenente comandante dei vigili urbani di Ariano, Mario Cirillo, che ha recepito le fondate lamentele degli automobilisti, ha già interessato formalmente della questione il sindaco Antonio Mainiero, chiamato a sollecitare l'ANAS affinché ripristini la precedente segnaletica, anche perché, in caso contrario, dovrebbero subire cambiamenti i vari percorsi e le fermate delle linee di trasporto urbano. Autista dell'AMU, servizio pubblico, lei in una circolare, in un bus, si ritrova con una linea continua, adesso come farete? Infatti io almeno l'ho notato questa mattina nell'espletare del turno, non so se sia un errore di chi ha fatto la segnaletica oppure non so, cioè, per noi è difficoltà. Ecco, lei adesso in genere si girerebbe con l'autobus e tornerebbe indietro, invece cosa è costretto a fare? Altrimenti dovrei andare giù alla Manna, all'altro capolinea e girarmi. Quindi non sarebbe più questo il suo capolinea? Cioè, stando alla segnaletica non dovrebbe, quindi cioè, di conseguenza, non so, succede qualcosa, uno è nel torto.